Eccola qui, dal punto più alto della spalla a dove ho iniziato io a lavorare in giri di andata e ritorno, ne ho 27 in pieno, 27 centimetri. Invece qua, vedrete che è molto largo, sarà molto largo. Se io vado a calcolare questo che mi scenderà sul mio braccio, ne ho 23 centimetri. 23, 23, 24. Più 24 dall'altra parte sono 48. E il mio braccio nel punto più largo è di 27 centimetri. Da 40, mettiamo 20, 28 in modalità libera, dal 48 meno 28, 20 centimetri in più, è quello che dicevo, cioè questo maglione deve, se io lo farei dritto qua si arriccerebbe. Adesso qua era bello di fare anche un'altra lavorazione, ma non era più un maglione semplice semplice, perché si poteva fare questo lavoro qua, no? Che la manica veniva così allargarsi in questa maniera, ma questo sarà un altro lavoro più complicato. Io sto dicendo qua è un lavoro molto molto semplice. Siccome anche sulla scelta di filato vi chiedo di fare tanta attenzione, perché più filato è morbido, più è cadente, quindi non, i difetti, che chiamiamoli difetti, che vanno di moda, senza tante sculture anatomiche, così ci esce un lavoro bello. E tenete conto di scegliervi un filato che cade morbido, che ha la cadenza morbida, per non creare quelle faldature sui bracci, sotto braccio. Bene, io ora riprendo il mio lavoro del davanti e andrò a fare qualche giro qua e dopo parto con con il mio scollo a V. Oggi è così. Bene, ora io mi aggancio sulla parte dell'avanti e ne faccio due giri, penso. Adesso lo provo su di me e vedo se parto subito a fare lo scolo. Ve lo saprò dire tra un attimo. Allora, guardate un attimo cosa andrò a fare io. Adesso aggancio il filo da dove mi sono girata. Io nell'altro giro la parte del dietro l'ho lasciato per le maglie, la prima parte. Qui praticamente riaggancio i ferri. Se voi li avete messi su un filo ausiliario, andate a caricarle sul vostro ferro e andrò a lavorare sulle parti separatamente. Cioè, io ne ho 104 maglie nel mio, sia sul dietro erano che sul davanti. Ora so che per la spalla me ne servono 35, perché quelli mi rimangono intoccabili, 35 maglie. Inizio lo scollo, vado a agganciare qui il filo e inizio lo scollo a V subito. Quindi cosa vado a fare io? Nel giro diritto del lavoro comincio a creare il mio scollo a V. Divido le maglie a metà, 104. Ne ho 51 e in ogni giro del diritto del lavoro qua sulla metà andrò a diminuire una maglia. Cioè, allora, per non sbagliarmi, per non confondermi, ok, cosa ho fatto? Ho contato 35 ed ho messo il marcapunto. Ecco, queste maglie qui io le devo diminuire. Che succede adesso? Qui è la metà del mio lavoro. Sono sul diritto del lavoro, quindi io devo andare a diminuire una maglia. Io qui
posso fare, scusate, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, le ultime due maglie, 15, le ultime due maglie dove io devo diminuire le lavoro insieme. Siccome io qua farò ancora il buto, ok, cerco di fare una diminuzione abbastanza carina per riuscire a riprendermi dopo. Giro il lavoro e lavoro fino in fondo tutte le maglie, quindi mi metto il secondo giro e così via finché sono arrivata alla spalla. A formare la spalla l'abbiamo visto sul dietro, quindi fate lo stesso lavoro. Poi, finita una parte, riprendete la seconda e noi ci vedremo nel momento della cucitura. Eccomi con la mia bozza, come la chiamo io. Ora come ora non è un granché da vedere, ma vi assicuro che sono già contenta di quello che si presenta il mio maglione. Io ho fatto come vi avevo detto lo scollo e adesso vi faccio vedere un attimo una cosettina e spero che si riesca a capire come alleggerirci il nostro lavoro. Io sapendo di solito se lavoro dal basso in alto, io lavoro sempre la parte dietro. Adesso vi dico anche il perché. Perché qui io, dopo aver fatto il mio calcolo, che abbiamo fatto 35 sulla spalla, io per il davanti, sapendo che voglio lo scollo a V, devo so che 35 maglie mi devono rimanere senza modificare, senza diminuire. E dopodiché a me mi rimanevano, abbiamo detto, 35 maglie per il 34, scusate, per lo scollo centrale, no? Siccome il mio viene a V, ok, 16 vanno da una parte e 16 dall'altra. Io vi avevo fatto vedere che andrò a diminuire ogni secondo giro, ma nel fare un calcolo ho deciso di fare diversamente e di diminuire. Praticamente io so che sulla parte dietro, da qui dallo scalfo, chiamiamolo così anche se non è lo scalfo, fino alle diminuzioni spalla, questi qua, no? Io ho fatto 54 giri completi, dove ho scritto 54 giri completi. Ora so che esattamente 54 giri completi dovrei farle sul davanti. In questi 54 giri io dovrei mettere le diminuzioni. Si possono fare subito ogni secondo giro e dopo a lavorare in altezza senza diminuire fino ad arrivare ai 54. Io invece ho fatto, guardate questa cosa, che ho messo i miei 54 giri così. Nel primo, perché non possiamo diminuire in ogni giro, no? Perché in 17 giri è finita e noi dobbiamo. Nel primo giro ho diminuito, prime tre diminuzioni le ho fatte ogni secondo giro. Dopodiché le ho distribuite in modo che io arrivi fino a 54 con le diminuzioni fino in alto. Quindi cosa ho fatto? Vedete, ho fatto qui, siccome la terza diminuzione qua nel quinto giro, cosa sono andata a fare? Dopo ho contato 1, 2, 3, 4, nel quarto giro ho fatto diminuzioni e così via, 1, 2, 3, nel 4 e così via. Qui le ho messi un po' più vicini, nel 33 ho fatto e poi nel 35 e nel 37, di nuovo qualche giro ogni secondo e dopodiché di nuovo viene il 4 giri, 1, 2, 3 e nel 4, quarto vado a fare diminuzione, anche qui l'ho fatta. Queste color azzurrino sono le diminuzioni che ho fatto da una parte
e questo sul rosso dall'altra parte, perché deve essere a specchio praticamente, no? E vedete che io qua ho scritto una cosettina. Nel giro 49, invece di prendere da questi 17 che io devo diminuire, perché io qui ne ho 17 maglie, andiamo a fare io qua in questo spazio. Ne ho 17 da una parte e 17 da un'altra, questi qua. Io cosa ho fatto? Ho fatto l'I-cord. Se volete fare anche voi, adesso vi faccio anche vedere, se lo volete fare sul mio canale trovate l'I-cord sia a 2 maglie che a 3 maglie. Io l'ho fatto a 2 maglie, oppure lo chiamano anche il vivagno doppio. Sempre sul mio canale trovate il mini tutorial come fare il vivagno doppio. Questo vivagno doppio normalmente quando avviamo in più 2 maglie in più rispetto a quante ce ne servono. Io qui non potevo avviare in più, quindi cosa ho fatto? Ho usato le 2 maglie marginali dalle mie maglie che dovevo diminuire. E quando queste maglie rimangono sempre le stesse dal basso in alto, cioè dal basso, voi potete farlo dall'inizio. Io dopo ci ho pensato, ne ho fatto 3 giri e poi mi è venuto in mente che potrei fare questo vivagno doppio perché mi piace questo effetto qui. Anche se io dopo andrò a riprendere male perché viene molto scolato adesso come adesso e andrò a riprendere e farò il bordino a coste 2 a 2, ok? Dopo che ho diminuito fino a 54, io in 54 giri, no, ho formato il mio scollo. Poi per lo sbieco, perché lo sbieco penso che si chiama corretto, per lo sbieco cosa ho fatto? Ho fatto esattamente come vi ho fatto vedere sul dietro. In 5 giri, no, ho chiuso la spalla. Quindi, vedete? Questa, come già fatto vedere, qui dove è iniziato, questo sarebbe il mio sprone. Devo dire che in questo caso, in questo maglione, se non volete, lo ripeto, se non volete tribulare con lo sprone, qui in questo modello non è molto obbligatorio. Perché già abbiamo la scollatura che noi l'abbiamo abbastanza larga, quindi il maglione non può tirarsi a stringersi al collo, ok? E dietro, comunque, appoggiandosi come ho iniziato io il maglione, si appoggia sulle metà delle mie clavicole, nella spalla. Bene, questa cosa. Questa spalla pende in giù sul braccio. Io qui ho fatto la cucitura, adesso non l'ho stirata, non sono riuscita per farvela vedere, ma diciamo che è una cucitura punto nel punto che si fa molto facile. Io vi faccio vedere come l'ho fatta sull'altra spalla. Se a voi può piacere questa, la fate. Se no, fate una cucitura normale. Vedete, io qua ne ho le spalle ancora staccate, quindi andrò a cucirla e vi faccio vedere come faccio io, come ho fatto in questo caso. Sul retro ho questa tipo di cucitura, no? A me serve questa perché lavorando in cashmere, se voi lavorate con un filo molto pesante, anche lì vi consiglio di fare una cucitura bella resistente perché il pesante ti tende a tirare e non tirerebbe solo così, ma anche così in avanti o in retro. Invece, realizzandoli la cucitura, avrete un lavoro più stabile. Nel mio caso, essendo cashmere, che sappiamo il cashmere non tiene né coste, non tiene, non dà volume al vostro motivo, non rilievo. Quindi o bisogna lavorarlo molto stretto, anche in quel caso il cashmere rimarrà
Io adesso vi farò vedere, guardate qua, queste sono le coste 2 a 2 con lo stesso filato che ho nel maglione. Bene, queste coste non terranno mai nel cashmere puro come lo vediamo noi nei lavori in merino o altri tipi di filati, ok? Quindi dovete tenere conto così. Se le volete più strette, che rimangono un po' più in forma, vi consiglio un filo più sottile oppure un ferro più. No, non un filo più sottile, scusate. Volevo dire o lavorate stretto, stretto, oppure i ferri più piccoli, in modo che voi potete arrivare con il cashmere comunque a farlo tenere forma in piedi o più teso, ma in quel caso dovete, rispetto al ferro che lo richiede il filato, in sé dovete diminuire di almeno un numero, uno e mezzo, in modo da farlo stare più stabile. Vedete che il capello è molto morbido perché proprio è lavorato morbido. Bene, ecco quello che vi volevo dire delle coste. Quindi qui la cucitura in questo caso ci sta. E come? Io l'ho fatta così, maglia nella maglia, voi realizzatela come volete. Dopodiché, cosa sono andata a fare? Sono andata a riprendere le maglie, ma c'ho un dubbio, che ci siano troppe, ok? Io qua ne ho i vivagni. Ve l'ho detto già, i vivagni dobbiamo lavorarli in modo che si crea una costina, e anche quando vado a riprendere qua si forma una costina sotto che, prendendo in questo modo la maglia, dà stabilità al lavoro. Qui, guardate, il mio giro braccio è di 28 centimetri. Invece, se io vado a misurare questo scalfo, chiamiamolo scalfo, se vogliamo, andiamo a vedere. Io avrò qua, se erano 54 giri, vero? E non mi ricordo. Io qua ne ho 24, 24, 24,5 circa. Quindi mettiamo 25, 50, 100 meno 2 e sarebbe 98, quindi questo sarebbe il giro manica. E immaginatevi che il mio braccio, ok, prendiamo 14,8, per il mio braccio basterebbe avere questa manica, ok, per avere una manica abbastanza larga. Noi qui non facciamo il sottomanica perché già la spalla cade, ok? Io andrò a riprendere in ogni punto di vivagno, anzi magari alcuno lo salterò, perché se no dopo verrebbe una manica a sbuffo, non brutto, carino, però non è quella l'idea. Quello che serve a me è che venga la manica dritta da qua. Ok, e qui per quello che io ieri ero un po' in dubbio, sono andata un po' a cercare nel mio libro Malia e ho mollato, lasciato stare, quindi oggi disferò e andrò a riprendere ogni terzo, no, terzo, due, salterò uno, magari prendo due vivagni e ne salto uno, oppure se voi avete il braccio più grosso e pensate che questa circonferenza qui starà bene sul vostro braccio, fatela pure. Ok, per chi non fa lo scollo a V come me e vuole così, lo scollo mezzaluna, lavorate in su e farete solo qua qualche ferro accorciato. Anche qui sulla spalla, come ho detto anche prima, ci sarebbe il modo di lavorare ferro accorciato per fare lo sbieco
ferri accorciati, ma a me serve la cucitura e mi serve anche che si veda che ci sia una cucitura, anche se è quasi invisibile, ok? Qui adesso dopo il lavaggio lui si andrà a sistemare perché così sembra tutto storto. Quando cuciamo non tiriamo troppo il filo, vedete, io l'ho lasciato che se qualcosa non mi accontenta andrò a rifare. E io voglio che si veda questa righina. Lì c'è la cucitura, invece qui l'imitazione di una cucitura. E questa, la stessa identica cosa, la farò sulla manica nel sotto. Ok. Cosa ho fatto ancora io? Io ho introdotto dei Swarovski. Avrei voluto farlo vedere nel video, ma ho deciso di no, perché lavorando in due fili, i Swarovski sono molto molto fini, quindi è dura farlo vedere e essere veloce. Lo farò vedere in un video a parte, come lavoro io i Swarovski dentro. Adesso si vedono queste virgolette, vedete? Ma io penso che nel lavaggio tutto questo si deve sistemare, perché tutto il cashmere, vedete la differenza tra la lavorazione qui e la lavorazione qua. Lui dopo il lavaggio si regola molto molto bene, quindi la mia io mi immagino che lui si gonfierà e queste virgolette non saranno più così visibili. Io vi farò vedere se voi volete farlo come me, perché io qua, come ho detto, ho introdotto una riga di Lurex, quello che farò anche sulla manica, penso, e qua inizialmente l'avrei voluto fare su tutto il davanti questo lavoro, ma è troppo lungo. Dall'altra parte ho fatto proprio qualcuno, due chicchi, e qui sulla manica comunque ne farò su questa parte che scenderanno in giù queste petricine, così ho deciso io. E dopodiché andremo a fare lo scollo. Bene, ora andiamo a vedere come realizzare questa cucitura. Dopodiché vedremo come riprendere le maglie, come le riprendo io. Magari voi avete dei metodi diversi, io sono a modo mio, e siccome non è particolarmente non mi piace tanto fare le cuciture, per quello che io preferisco lavorare il top down, però questo modello richiedeva un bottom up. Bene, io preparo le cose e andiamo a vedere. Allora, un'altra cosa, le spalle io le cucio sempre dal margine, dal laterale, non dallo scollo, ma da questa parte. Usciranno tutte le maglie, combaceranno, perché le spalle le dovevamo farle identiche uno all'altro. E qua vi farò vedere anche, vedete, ogni tanto non me ne accorgo che mi escono questa maglia più larga. Noi vedremo come, vi farò vedere come stringerla. Io qui avevo lasciato il filo lungo, ma non va bene, e andremo sulla davanti, proprio sul dritto del vostro lavoro, andiamo a cercare il vivagno, il primissimo vivagno, e andrò a fissare il filo qua. Entro in questo vivagno e fisso, magari anche con un nodino posso fissarlo come vi piace di più. Io lascio un codino più lungo e dopo ci penserò io. Bene, dopo che abbiamo preso questo, andiamo sulla parte del dietro, o voi magari iniziate dalla parte del dietro, e entro sempre nel vivagno. A questo punto io qui dovrei fissare e rientro, speriamo che così si vede meglio. Vado a cercare la primissima maglia e entro così, in questo modo, nei due capi, nelle due parti della maglia. In camera devo vedere sia quello che faccio che quello che registra.
guardate un attimino. Qui la nostra maglia è formata da due parti, no? Qui noi dobbiamo entrare per così nella maglia, entro qua e vado dall'altra parte e cerco la maglia che è sempre abbia, sono nella stessa posizione, e qui da me è questa, entro qua dall'esterno verso l'interno del nostro maglione. Dopodiché torno indietro, di nuovo cerco la maglia più vicina alla chiusura, vedete, entro dall'esterno da destra verso sinistra e vado dall'altra parte alla prossima, alla successiva, che è da me e questa, e entro nella maglia sempre da destra verso sinistra, lavorando così, lavorando in questo modo. Si creano, sembrano che sono delle maglie a diritto. Prendo da qui, guardate, da destra verso sinistra e tiro il filo. Regolo la tensione che non sia neanche troppo tirato per arricchirla e vado dall'altra parte, sempre da destra verso sinistra. Da noi qua si creano delle maglie a diritto, vedete? Non si nota neanche dov'è la cucitura. Cerchiamo di tenere questa tensione bene. Io magari, se non si vede bene, ditemelo che io farò un video separato sulla cucitura. Ora vi faccio vedere proprio veloce, per chi più o meno se ne intende di come. E se io lo lavorerei con un altro filo, si vedrebbe qua, si vede le V che si creano sulla spalla, sul dietro ci viene la cucitura. Bene, andiamo fino a chiudere tutta la spalla e poi fissiamo il filo. Vi avevo detto che se per caso trovate una maglia un po' più larga, come nel mio caso, che non mi sono accorta, l'ho vista molto tardi, che qui avevo fatto troppo largo questo punto. Io, per rimediare questo, non lo so se è giusto o meno, ma io cosa faccio? Entro di nuovo nella stessa maglia che ho lavorato prima, ma a metà, e poi vado e riprendo questo punto normale come l'ho preso finora, stringendo così mi si chiude questo buchino, e così via. Se per caso ce l'avete anche voi, cerchiamo di non averlo nella lavorazione, ma io faccio così, vedete, quando stringo qua il mio buchino si chiude e non si nota dove era più larga. Se andrei avanti a lavorare normalmente, a cucire normalmente, quel buco rimarrebbe più aperto. La mia cucitura è finita, adesso sarebbe anche il caso magari di darle una stiratina col vapore, se voi non conoscete ancora il filo bene o non lo so. Io questo filato già l'ho lavorato, so che tutto procede come deve procedere. Dopodiché, quando avete fatto le cuciture, sia una che l'altra, avete misurato, le avete guardate, vi accontentano? Di solito diciamo che alcuni li lavano addirittura o li stirano le parti separate prima di cucire. Io vi ripeto, conosco il filato e so che è così.
Dopodiché che ho fatto queste cuciture, io vado a misurare se tutto corrisponde sia la destra con la sinistra. In quel caso posso fissare i miei codini e nasconderli subito nella lavorazione. Vedete, noi abbiamo ottenuto quello che abbiamo visto sul foglio, questa lavorazione, perché lei è così, non è dritta. No, se io parto così sarebbe in questo modo. Invece noi abbiamo ottenuto questo sbieco, questo triangolo che va ad andare a sdraiarsi sul nostro braccio così, ondeggiato, chiamiamolo così, delicato, perché se io avrei fatto questo 90 gradi così, allora la mia spalla sarebbe caduta diversamente. Io finora risultato bene. Ora andrò a chiudere questi, a fissare i miei codini e nasconderli subito per non averne dopo tantissimi. Qua lo sprone, come abbiamo detto, il nostro sprone è di 4 centimetri e così via. Bene. Dopodiché, cosa andiamo a fare noi? Ora io andrò a riprendere le mani, le maglie della manica. E come vado a fare? Partirò da qui e scenderò in giù e poi con l'altro ferro andrò da qui. Con l'aiuto del mio uncinetto andrò a fare questa lavorazione. Guardate, io non faccio in camera tutto perché dopo è troppo lungo. Entrerò qua perché io dovrò prendere anche il centro. Fa niente che io andrò a lavorare da questa parte, ok? Anzi, non posso neanche fare quello che ho detto. Però se voi lavorate con le gomitole separate, ce le avete, vi consiglio di lavorare da qua. E perché facendo in questo modo, no, dal alto in basso, noi prendiamo alla stessa maniera. Invece io dovrò fare come ho fatto prima, andare a entrare qua, qui stringerò un po' con una maglia, magari ne prenderò una in più qui, ok? Invece io per entrare anche qui un piccolo accorgimento: noi andiamo praticamente a cercare il nostro vivagno, diciamo che parto da qui. Questo è il mio vivagno, ok? Spero che si vede. Entro qua così e porto il filo fuori. Mi potete aiutare con un uncinetto più piccolo e caricarlo sul ferro. E fatto questo, vado al prossimo e faccio la stessa manovra e prendo il filo. Tengo in considerazione l'altezza della nostra maglia. Ok, e tengo in considerazione di non andare o più di là o più in qua. Più in là non potrei andare perché io non ne ho altre, ma diciamo che parto a lavorare. Sembra che non si vede. Mettiamo un foglio così. Se io parto a prendere da qui, vedete qua, la vostra manica deve partire la stessa riga, non andare oltre. Se io vado e dico che voglio lasciare il vivagno all'interno del maglione e cerco questa riga e comincio a prendere le maglie da qui,
più vado in su o in giù, dipende come recuperate voi le maglie, più vado, sto sempre attenta di non andare o a destra o a sinistra. Deve proprio partire la manica sullo stesso giro manica, sulla stessa riga, per non avere l'onda, perché qua a noi ci serve una riga dritta, dritta. E l'interno manica, dopo vi farò vedere, io lavorerò in nella stessa direzione di questo mio rovescio, ne lavorerò anche lì un rovescio. Ora le riprendiamo le maglie da soli perché è troppo lungo per stare con voi in camera per tutto il video, poi magari non si carica neanche in YouTube, vedete? E vado così, se fate fatica a fare questo lavoro, allora prendete l'uncinetto, tirate fuori la manica, vedete, io mi regolo così. Così, tirate fuori la manica e la maglia e caricatela sul ferro con un uncinetto. Vediamo se ce l'abbiamo sotto mano, che vi faccio vedere anche questo. Il mio è un po' troppo grosso, ma cerco il mio prossimo vivaio. Paparapapà. Entro con l'uncinetto, entro, tiro fuori il filo, lo carico e regolo la tensione. Di nuovo, il prossimo entro, prendo e carico. Ecco qua. E così via per tutto il giro. Bene, io ho detto, farò due e salterò uno. Vediamo, questo lo saltiamo, andiamo a mettere qua. Vediamo cosa esce. Un po' non mi piace, quindi non salterò neanche un punto. Vado a prenderle in tutti i punti, ecco, e cosa farò? Prenderò un ferro più piccolo di quello che ho lavorato. Quindi questo giro sarà più stretto. E farò una manica, vediamo se va bene così, perché altrimenti a me così non mi convinci. Prendi due, prendi due e salti uno. Vediamo due e saltiamo uno, perché io i vivai li ho abbastanza larghi. No, non è male, non si vede. Quindi potete fare anche così. Se volete la manica bella larga, allora prendete in tutti i punti dal vostro giro manica. Oppure io farò una prova così. Arrivata qua, diciamo che sono partita da qui, arrivata qui, conterò quanti punti ne ho presi. Ok? Per fare sì che dall'altra parte prenderli uguale identico. Bene, noi ci vediamo dopo che abbiamo finito questo lavoro e iniziamo a lavorare. Io inizierò e vi saprò dire come è meglio avviarli le maglie, o due salto uno o uno uno fino in fondo. Eccoci qua, io le maniche le ho finite e adesso le faccio vedere come sono venute le mie. E vi dirò cosa ho fatto e vi darò magari qualche indicazione per qualche alternativa se a voi non piacerà questi polsine o come ho fatto io. Noi siamo rimaste al punto dove ho ripreso le maniche lungo lo scalfo e poi ho iniziato a lavorare. Ho iniziato a lavorare ed ho lavorato dritto, dritto, dritto fino quasi al polsino qua. Dopodiché io sapendo che voglio i polsini lunghi, guardate, allora sono passata a fare delle diminuzioni. Adesso vi dirò anche come ho fatto. In due giri di diminuzione ed ho tenuto un po' la manica a sbuffo. Tra l'altro ho calato di ferri nella manica, ho lavorato addirittura con due
2,50 i ferretti piccoli, perché avevo intenzione, io li volevo i polsini stretti e che il polso tenga forma. Sono alti e stretti, e in modo che quando io alzo la manica non vada da nessuna parte. Dopodiché ho fatto, guardate, ho fatto nella manica una finta cucitura, come la chiamo io. Questa è quello che ho fatto sul corpo. Sotto manica proprio ho fatto un rovescio. La stessa cosa l'ho fatta anche sopra. Da là dove ho cucito la spalla, ho tenuto un rovescio dal primo giro fino in giù sul polso. Invece sotto qua ho tenuto questo rovescio proprio dal primo giro, anche da qua, dalla cucitura fino giù. Ho mantenuto questo rovescio, guardate, anche nella manica, e qui c'è tra due diritti. Quando sono passata alle coste, ho mantenuto questo rovescio e le ho divise da due maglie a diritto. Non ho passato a due diritti, due rovesci. Ho mantenuto questo rovescio su tutto fino in fondo al polso. Bene, io ho lavorato 80 giri dritto. Non ho fatto nessunissima diminuzione sulla manica, dallo scalfo da qui ho lavorato dritto, dritto, dritto per 81 centimetri. Vi ho detto più o meno la lunghezza fin qua sono arrivata. Dopodiché al mio braccio, e un'altra cosa, vi ricordate che ho detto più volte, la misura del braccio la prendete col gomito appena piegato, perché se noi non siamo fermi con le mani in giù, quindi nel movimento il nostro vestito si sposta, noi non vogliamo che si scopre e va lì che non è né lunga né corta. Bene, dopodiché ho fatto un giro di diminuzione che nell'81, sì, nell'81 ho cambiato il numero di ferri. Vedete, io qua c'ho tutti i ferri con cui ho lavorato. La manica l'ho lavorato come il maglione, dove non ho diminuito. Poi sono passata a 3,5 e ho fatto un giro di diminuzione. Come le ho fatto? Un giro, una maglia, no, due maglie a diritto e una diminuzione, due a diritto, una diminuzione, così ho ridotto un po' le maglie. Ho lavorato poi un giro tutto a diritto, tutta maglia rasata, e poi un altro giro di diminuzione identico al primo, due a diritto, una diminuzione. In più ci ho tenuto conto che le mie maglie siano divisibili a 4. Io ne ho 45 perché c'ho la deviazione della maglia, no? Un rovescio, ne ho due deviazioni io in verità. Ma voi fate le coste 2 a 2, vedete, da me sotto manica c'è questo gruppo qua, 2 divise da una maglia e poi 2 a rovescio e di nuovo 2 divise da un rovescio, quindi sballa un po' le coste. Voi se fate le coste 2 a 2 o mantenete solo questo rovescio dall'alto della manica in giù, comunque è divisibile a 4 perché abbiamo anche una sotto, no, sopra, una sotto, una sopra. Io ho fatto questa aggiunta qua, così, l'ho fatta semplicemente perché mi è venuto di farla così. Dopo che ho lavorato, ne ho lavorato fino a 129, partendo dall'alto, dalla cucitura fino alla chiusura del mio polso, io ne ho 129 giri. Nel 130 ho chiuso le maglie con i-cord da 2 punti. Ok? Bene, la manica facilissima da fare. E io vi farò vedere adesso come chiudere con l'i-cord con 2 maglie per ottenere questo bordino già rifinito e non è tanto elastico, è una chiusura abbastanza stretta e anche molto bella, secondo me. Voi potete fare la chiusura d'ago tranquillamente perché anche quella è molto bella e si mantiene col tempo, non si allarga, diciamo, così facilmente.
Bene, se a voi non piace questo sbuffo, ok, se non piace questo effetto, non piacciono i polsini così alti, le diminuzioni le andate a fare gradualmente per arrivare a una manica che fate un polsino corto e sia normale, non stretto ma neanche molto largo. In più su questo tipo di maglione ci stanno bene le maniche belle larghe, come vanno di moda quest'anno e anche l'anno prossimo sono in grande voga le maniche lavorate praticamente per dritto dall'inizio alla fine, magari a qualcuna, una, due, tre maglie diminuite e rimanga, che rimanga il bordo molto, la manica molto larga. Ok, fatto questo. Con le maniche abbiamo finito e io vi faccio vedere come ho fatto la chiusura dell'I-cord a due maniche. Io nell'info box scriverò tutti i ferri che l'ho usati, tutti i numeri e nell'ultimo le coste io qui, ok, ho lavorato tutte queste polsino qua, l'ho lavorato con i ferri veramente piccoli, sono i più piccoli che ce li ho in casa io, i ferretti della Ciagu, che sono la parte più difficile di questo maglione, lavorare con i ferretti proprio così come con due aghetti. Ma il cavetto è molto corto, quindi si lavora anche, diciamo, mi trovo bene, è che è più lungo il lavoro. Sono 2,5 per appunto avere i polsini stretti. Poi un'altra cosa, voi avete già visto il video che ho fatto per gli Swarovski, ok? Guardateli un attimo, io li ho messi sulla manica, sulla spalla dove ho incluso più pietre, su questa, la mia sinistra, diciamo così. Io ho prolungato tutta la manica, anche il dietro, anche sul davanti, ho incluso i Swarovski, questi azzurrine trasparenti e così. Io ho un'idea per il nome di questo maglione e veramente l'effetto mi piace tantissimo. Detto questo, io adesso vi farò vedere come ho chiuso, chiudo io con l'I-cord e poi finiamo con le maniche. Allora, userò un ferro da calza perché è più comodo per me. E qui potrei anche mettere un orsetto, qualcosa. E guardate un attimo, il mio primo punto è un diritto. Io da questo punto devo tirare fuori due punti. Quindi vado e lavoro. Un attimo che facciamo così. Ecco qua. Guardate, faccio tipo una diminuzione. Lavoro un punto e non faccio cadere la maglia dal sinistro, né vado dietro la maglia e faccio un altro punto. E qui ne ho due punti sul mio destro e a questo punto posso fare cadere la maglia. Dopodiché li passo a posto da dove li ho presi. E da qui inizia la nostra chiusura. Guardate, lavoro la prima maglia, la prima la lavoro singola, la seconda la lavoro insieme alla prossima. Vedete? Li metto insieme ed ho fatto una diminuzione, ho chiuso una maglia. Vado, trasporto di nuovo le due maglie dall'altra parte. E faccio la stessa manovra, la prima la lavoro singolarmente, la seconda la lavoro insieme a quella che le sta vicino ed ho chiuso la seconda maglia. Ecco qui, due chiusi. E di nuovo la stessa cosa, li passo sul sinistro, lavoro la prima e poi due insieme. Ecco qua. Chiudendo in questo modo, praticamente risulta che noi lavoriamo la maglia due volte, così ci esce il bordo bello fermo.
C'è da dire che questo bordo non dovete stringerlo molto, tirare il filo troppo forte. In quel caso la vostra chiusura si stringerà tanto e non sarà neanche un po' elastica. Di tenere la tensione delle vostre maglie abbastanza morbida, non larga, non stretta, morbida, vedete? E noi otteniamo poca elasticità, ma un bordino bello resistente. Andiamo così a chiudere tutte le maglie, alle ultime, quando vi rimangono due maglie, con l'ago si va a chiudere. Io questo non lo farò più vedere perché l'ho fatto vedere anche nei altri video, magari andate a vedere l'I-Cord, che anche questo l'avevo fatto in un altro video. Bene, ora vi faccio vedere una cosa. E dopo andiamo a finire con la chiusura. Vi metterò la foto. Io ho registrato anche per lo scollo. Vedete, non ho tirato via i codini, non li ho nascosti i codini proprio per il fatto che a me non piace. Lo scollo è venuto perfetto e prometto vi metterò il video, taglierò dei pezzi e metterò un piccolo video solo per come creare lo scollo. Il mio maglione lo andrò a tirare via lo scollo perché non è che non mi piace, perché lo scollo, la lavorazione è venuta perfetta. Qua ci sarebbe un'altra cosa da provare, magari io la proverò, non lo so, di lavorare con un filo più fine in modo tale che lo scollo mi rimane abbastanza largo come lo volevo io. La mia intenzione era di avere un scollo profondo, così come era prima di avere le coste. Quindi o riprovo con un filato molto fine, con i ferri molto piccoli e proprio fare un bordino, oppure lo tolgo addirittura e lascio il mio I-cord. Ma io per voi il video lo faccio, gli faccio il montaggio e vi lascerò il link separato al video tutorial dello scollo, in modo che se qualcuno lo vuole così, o se vi servirebbe per un altro lavoro, voi riuscite a usare questo metodo. Questa tecnica è molto bella, quindi io vi invito di guardare anche il tutorial sullo scollo. Bene, ora andiamo a chiudere le maglie e io, come già detto, eccolo qua. Vado a riprendere qui e lavorare qualche giretto, lavorerò a maglia rasata e poi passerò alle coste. Le mie coste questa volta non saranno così strette perché qui lo voglio che rimanga bello morbido, non stretto come il polso. Dopo io ve lo farò vedere. Allora, guardate un attimo cosa ho fatto io. Sono andata a nascondere tutti i codini del maglione. Ho disfatto già lo scollo che vi ho fatto vedere prima e poi qui farò una rifinitura con un altro piccolo I-cord o sto pensando a un effetto pizzo che esce da lì. Ma questo, se lo decido fare, farò in un tutorial diverso. E qui, se voi avete deciso di rimanere così come me, guardate, io qua ho trovato anche un'alternativa. Qua in mezzo ci metterò un Swarovski, un po' più grandicello, o una piccola spilletta, e il mio scollo rimane così. Questa scollatura io poi, quando farò la presentazione, vi dirò perché la volevo così profonda. Addirittura ho già anche acquistato la canottiera a pizzo che voglio che si intravede nell'angolo qui. Tutto qua. E lo scollo a coste che l'avevo fatto me lo stava alzando un po' troppo. Bene. Ora sono rientrata, come ho detto,
e vi faccio vedere se voi avete iniziato come me con il bordo aperto. Io ora vado a riprendere le maglie e volevo farvi vedere come lo faccio per non avere poi domande. Vedete, io qua ho lavorato con un filo di un altro colore e praticamente vado a entrare in ogni punto che si trova qui. Io ho iniziato da qui e abbiamo i codini. Se avete fatto come me, prima di disfare, entro, vado a cercare il punto e entro nel punto. Poi potrei tirare fuori questo filo. Io ora, vedete, entrerò in ogni singolo punto del mio maglione e andrò a tagliare per non tirare troppo perché sarà lunghissimo, sono 20, 220 maglie, quindi diciamo che è abbastanza lungo sia il filo ausiliario che i punti. E non lavoro direttamente il maglione, ma li vado a prendere piano piano senza aver fretta, no, che non mi scappi qualche punto, e andrò a lavorare ancora qualche giro a maglia rasata. Poi farò le coste 2 a 2 come nelle maniche. Solo che li farò più larghe, non così strette. Quindi andrò a lavorare con 3,5. Io il maglione l'ho lavorato con 3,75 e 4. Quindi questi qualche giro andrò a riprenderli con questo più piccolo. Qualche giro a maglia rasata li lavoro con gli stessi ferri e poi passerò a 3,50 per lavorare il bordo. Non lo voglio stretto, lo voglio abbastanza largo, ma appena appena più stretto. Poi qui, se voi volete, io adesso deciderò, se voi volete fare i spacchi laterali, no? Qui da dove abbiamo iniziato avere gli spacchi, allora si lavora, lavorate prima la parte del davanti e poi il dietro, e così con giri di andata e ritorno, così voi otterrete lo spacco laterale, se vi può piacere l'idea. Un'altra cosa si potrebbe fare con i ferri accorciati, lavorando in tondo, sempre in circolare, di arrotondare la parte dietro, se lo sapete fare, e allungare un po' il dietro. Qui è a vostro piacimento, anche senza ferri accorciati, lavorate separatamente le due parti e quella dietro un po' più lunga di quella del davanti, è tutto là. La chiusura o lo fate con l'I-cord, e l'I-cord tenete conto di tenerlo abbastanza largo. Non così come nei polsini, come abbiamo fatto, perché quello stringe, oppure usate una chiusura elastica o anche la chiusura ad ago, che l'abbiamo fatta. Io ne ho sia il tutorial separato che nel tutorial del maglione con scollo a V, l'altro che l'abbiamo lavorato in top down. Bene, detto questo, io mi presenterò con il maglione già pronto, spero già anche lavato, quindi qui non ne abbiamo più altri dettagli che vi devo dire. Bene, a questo punto io vi devo ringraziare perché siete stati con me e magari faccio in tempo di metterlo nel finale del maglione prima della presentazione e montaggio di tutto il tutorial. È l'ultima prova che faccio. Se mi piace, poi lo includerò nel tutorial. Se invece no, lo disferò e basta. Allora, io vi avevo detto che il mio maglione rimane così com'è, ma mi è venuta in mente un'altra piccola idea. Siccome io ne avevo questo filo molto fine, molto molto molto, lo sto lavorando in 6 capi con i ferri del 3, è sempre un loro piana del cashmere seta, quindi ho deciso di fare una prova e
andrò questa volta a lavorare il mio bordo. Vedete, si differenzia appena appena come colore, ma è praticamente identico, appena più chiaro. E questa volta invece in questo scollo, anche se a me non piacerà, magari io lo metterò in un piccolo, in un mini tutorial dello scollo a V con sovrapposto. Praticamente io l'avevo fatto vedere prima, dopo cancellato. Praticamente noi creeremo un collo così. Guardate, se io lavoro, c'ho questo mio scollo qua, ok? E devo rifare il bordino. Ecco, questa volta il mio scollo non andrà, va così, ma andrà così. Si andranno a sovrapporre le parti. Siccome il filo è più fine, il ferro è più fine e lo scollo dovrebbe essere elastico, dovrebbe, ok? Ecco, questa maniera qua. Io cosa andrò a fare? Andrò a lavorare 1 cm di maglie di costi, 2 a 2. E in questa volta invece non lavoriamo in cerchio, perché qui noi abbiamo bisogno di fare una piccola cucitura. E guardate, io sono partita così a raccogliere le maglie. Le ho raccolte tutte le maglie, tutte, tutte, tutte. Non ho fatto il rapporto della regola, il rapporto 3 maglie a 4 giri, ma ho ripreso le maglie da ogni singolo giro, ogni singola maglia. E ho preso la... non solo dai vivagni, ma anche in mezzo tra i vivagni ne ho preso un'altra maglia. Quindi io qui, così, se voi volete fare uno scollo del genere con un più fine o con un ferro più piccolo che rimanga abbastanza fermo, è il mio consiglio di prendere le maglie sul vostro ferro tante quanti giri avete fatto in su. Sapete che noi abbiamo contato, come quando facciamo il maglione, contiamo quanti giri su una parte per farle anche dall'altra parte. E in questo caso noi qui dobbiamo avere il numero di maglie uguale, identico ai giri di andata e ritorno che abbiamo fatto qua. In qualsiasi maglione voi decidete di farlo. Bene, sulla parte dietro invece io ne ho tante maglie sullo scollo quante ne avevo chiuse, 35. Poi io ho preso dalle cuciture, qui dove ho cucito la spalla, se voi fate un top down non avrete le cuciture, però dovete prendere delle maglie anche sulla spalla qua, una o due, in modo che il vostro scollo non si stringe se lo volete largo. Io intendo di averlo larghino, non lo voglio che lui si stringa, voglio tra l'altro che il mio scollo rimanga largo come si presenta con l'iCord, per quello che mi sembrava un po' non rifinito, per quello che sto tentando di fare diversi scolli. Bene, riprendiamo tutte le maglie. E questa volta invece gireremo il lavoro e lavoreremo andata e ritorno senza nessuna diminuzione. Praticamente lavorate quanti giri ne volete, quanta altezza ne volete. Se lo volete stringere fin qua lo potete fare. E la cucitura, il sovrapposto sarà largo, quindi il vostro scollo può essere largo quanto volete. Fin qua potete arrivare per fare una cucitura in maniera che rimanga così. Anche quello è un bel modello. Bene, noi andremo a vedere, per non allungare tanto questo tutorial, andiamo a riprendere tutte le maglie
tutti i giri che li avete così, io ne avevo 64, penso, e li riprendo. Sono partita da qui, sono arrivata qui. Ora io qui ho ripreso sino nell'angolo e vado a lavorare un centimetro avanti e indietro su questa parte. Poi andrò a chiuderò tranquillamente con il mio I-cord. Ok? La stessa lavorazione della manica. Per chi decide di guardare solo questo video, vi invito a guardare gli altri miei tutorial come si fa la chiusura. Io ho fatto la chiusura a due punti, ok? Anche sia sulle maniche che sul bordino. Mi piace l'effetto, ok? E andiamo a fare questa lavorazione. Lavoriamo e dopo andremo a cucire. Se tutto mi accontenta. A dopo. Con l'uovo. E cosa ho fatto? Ho lavorato così come vi ho detto. Ho ripreso tutte le singole maglie, tutti i giri che le avevo. Sul retro del mio lavoro abbiamo così, questa maniera. Si vede la cucitura, sembra una cucitura ma è bella piatta. Perché sono andata a fare, come vi ricordate, doppio vivaio. Dopodiché ho preso da una maglia, la stessa maglia sulla stessa traiettoria, chiamiamola così, fino a riprendere fino in alto. Qui dietro questo bordino mi fa anche da base, il mio scollo non va ad allargarsi. E qui vedete cosa ho fatto? Qua dietro, siccome non ce l'avevo questo doppio vivaio, avrei dovuto farlo prima di riprendere, ma ormai non lo faccio più. Perché? Vi dico anche il perché. Qui vedete, avendo solo una maglia, lavorando poche maglie, sembra che sia attorciglia, ma indossato, a parte che avrebbe bisogno anche di essere stirato, indossato rimane bene attaccato al corpo. Ho chiuso con l'I-cord, eccolo qui, vedete il bordino bello stabile che mi fa da bordino proprio, non è così duro come sulle maniche perché l'ho lasciato più morbido, ok? E ho lavorato in andata e ritorno qualche giro, vi ho detto che farò un centimetro, non di più, 1 o 2 centimetri, due mi sembravano troppi, quindi ho lasciato un centimetro. Ho tagliato il filo e adesso guardate, potete nasconderlo e lasciarlo perché mi era venuta anche l'idea di mettere qua in mezzo una pietra, un bottone, qualcosa. Ma allo stesso tempo, quando lavoriamo lo scollo in questa maniera, noi lo possiamo andare a cucire così. Quello che farò io. Darò due punti nascosti qui. E lo chiudo questo scollo. Se nel frattempo mi verrà in mente di cucirle un bottoncino, qua lo farò. Ma adesso io lo lascio così. E io già l'ho lavato, il mio maglione vedete che è cambiato? Si vede tutta un'altra cosa. L'ho lavato in lavatrice, parleremo in un video di come lavarlo. E si è schiarito veramente morbidissimo e io sono veramente contenta. Bene, detto questo, io vi lascio questo nel video e vi invito a guardare per lo scollo diverso quello che l'avevo fatto inizialmente. Vi invito a guardarlo un altro video perché è piccolo come video, ma sono collegate tra questo video del maglione e il video dello scollo diverso che va a chiudersi così. Io a questo punto vi ringrazio, adesso cucio questo scollo e poi farò delle foto e farò un video di presentazione per riuscire a farvi vedere come va sul corpo perché non mi sta tutto in camera.
Grazie a tutti di essere con me, grazie per apprezzare i miei lavori, i miei consigli, grazie a chi ci prova e mi fa anche vedere i risultati. Io ho fiducia in tutti voi, lavorate come me, lavorate meglio di me, perché lavorare a Malia veramente è un relax, è un antistress, è un scacciapensiere fantastico. Con voi sono stata io, Lidia, e vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. Vi invito a cliccare mi piace se i video sono dei vostri gradimenti. Se avete domande, fatemele qua sotto nel commenti, nei info box lascerò tutti i materiali che ho usato, lascerò il link da dove compro io i filati e che ferri e tutto il resto. Per tutt'altro vi auguro un buon proseguimento e buon lavoro a tutti. Ciao, alla prossima.